Una buona serata e benvenuti alla seconda edizione del nostro telegiornale. In apertura, predica prudenza per il periodo delle vacanze il virologo Paolo Fazi, che sul succedersi delle varianti invita a non drammatizzare. Il servizio di Paolo Renzetti. Vaccinarsi per evitare un'eventuale ospedalizzazione o una malattia grave. Il dottor Paolo Fazi, direttore dell'unità operativa complessa di virologia e microbiologia dell'ospedale civile Santo Spirito di Pescara, fa il punto sulla pandemia alla vigilia del Ferragosto, sottolineando l'importanza del vaccino. Il vaccino sicuramente ci protegge dalla malattia grave e quindi invito tutti quanti a vaccinarsi perché abbiamo visto che la stragrande maggioranza, ma si parla del 99% dei soggetti deceduti per Covid-19, erano persone che non avevano avuto vaccino o avevano avuto una sola dose. Quindi, prima considerazione, andiamoci a vaccinare. La circolazione del virus che c'è stata nell'estate scorsa e c'è pure, come i numeri purtroppo ci indicano, anche quest'estate, porteranno un grande numero di soggetti asintomatici nel periodo in cui il virus dà il peggio di sé, quindi con il freddo. Per cui da una parte appunto c'è il ruolo protettivo del vaccino, ma dobbiamo vaccinarci tutti quanti. E dall'altro c'è il rischio concreto di una nuova ondata epidemica che verosimilmente darà un numero minore di ospedalizzati e di decessi, però magari con i numeri potremmo essere anche molto, molto su. Sicuramente, però fortunatamente vedremo meno decessi e meno malati. L'apertura delle scuole tra poco più di un mese sarà da seguire con attenzione, considerando che sotto i 12 anni non è prevista la vaccinazione. Purtroppo al momento dai, diciamo, i bambini al di sotto dei 12 anni non si possono vaccinare. Speriamo tutti che fra poco ci sarà il via anche per questo setting di popolazione. E si tratta tutti ovviamente di una fetta di popolazione che è scolarizzata e quindi in pratica con l'apertura delle scuole il rischio di aumenti di casi c'è. Sulle varianti il dottor Paolo Fazi spiega il motivo della loro aggressività nonostante il periodo caldo. Il virus, quando nella fattispecie come in SARS-CoV-2 c'è stato il salto di specie, ha trovato un organismo nuovo, un ospite nuovo e quindi deve in pratica con queste mutazioni adattarsi gradualmente all'ospite nuovo. Quindi adesso purtroppo ci troviamo in una fase di patogenicità perché questo virus non si è depotenziato nelle capacità patogenetiche. E dall'altra parte invece sta migliorando le sue performance in termini di velocità di contagio. Perché? Perché poi il virus, in realtà, il virus che poi risulterà vincente sarà quello che avrà grosse capacità infettanti, ma che nel contempo si sarà depotenziato nella patogenicità. Adesso ci troviamo in questa fase. Queste varianti che stanno uscendo adesso sono virus che hanno migliorato tantissimo la loro capacità infettante, però non si sono ancora depotenziate. Bisogna aspettare ancora mesi, forse anche qualche anno, non lo so, spero solamente mesi, affinché ci sia un ceppo, una variante vincente, cioè ad altissima contagiosità ma a bassa patogenicità, che possa praticamente rubare il tempo e l'ospite a tutte le altre varianti più patogene. Quando si arriverà a una situazione di stallo come questa, potremmo dire che l'epidemia, la pandemia sarà scomparsa e magari potremmo solamente essere, diciamo, potremmo ammalarci solamente di un banale raffreddore, perché poi alla fine, così come hanno fatto gli altri coronavirus umani, che ci danno il raffreddore comune, anche questo SARS-CoV-2 ci darà un raffreddore comune. Ed ora il consueto aggiornamento con l'andamento della pandemia nella nostra regione. Sono 104 i nuovi casi positivi registrati oggi in Abruzzo. Dal report dell'assessorato regionale alla sanità emerge che i nuovi positivi hanno età compresa tra i 2 e gli 87 anni. 27 sono residenti in provincia dell'Aquila, 21 in quella di Chieti, 42 in provincia di Pescara e 15 in quella di Teramo. Sono stati eseguiti 2.815 tamponi molecolari e 5.537 test antigenici.
clinici. Non si registrano decessi, mentre 68 sono i nuovi guariti rispetto alla giornata di ieri. Restano attualmente positivi 1.970 persone. Sono 50 ricoverati in area medica, con un incremento di 2 unità rispetto a ieri, 5 in terapia intensiva. Anche qui ci sono stati 2 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore. 1.915 in isolamento domiciliare più 32 e sono monitorati dalle ASL. E noi cambiamo decisamente argomento. Caldo e temperature sopra la media anche nelle giornate di Ferragosto, in un'estate torrida che tuttavia da mercoledì cederà il passo a correnti di aria più fresca che potrebbero portare ad una svolta. Ne abbiamo parlato con Raffaele Laricchia di InMeteo.it. Vediamo. Raffaele Laricchia di InMeteo.net. Allora, la prima domanda è scontata, veniamo da una settimana caldissima, Ferragosto come sarà? Buongiorno a tutti, Ferragosto, voglio dire, la situazione non cambierà più di tanto, continua il dominio dell'anticiclone, quindi sarà un Ferragosto molto caldo, stabile ovunque. Avremo un leggero ulteriore aumento delle temperature, probabilmente sfioreremo 37-38 gradi nelle aree interne, soprattutto nella provincia di Chieti, nelle aree interne della Pescarese, qui avremo temperature molto molto alte. Il disagio bioclimatico più elevato sarà sulle coste nel pomeriggio, dove avremo comunque elevati tassi di umidità, farà caldo poi anche in serata, sia per le temperature elevate attorno ai 30-31 gradi, sia per l'umidità attorno al 70%. Settimana post Ferragosto ci sarà una tregua, sì o no? Settimana post Ferragosto, sì. Allora, l'inizio sarà comunque ancora molto caldo, questo tra lunedì e martedì, poi da mercoledì le cose inizieranno finalmente a cambiare, infatti quindi c'è una interessante novità, subentrerà aria più fresca dal nord Europa che riuscirà finalmente a spazzar via il grande caldo, quindi riportare le temperature quantomeno nelle medie del periodo, a tratti anche al di sotto, arriverà anche qualche temporale, tutto questo a partire da mercoledì, poi soprattutto da giovedì. Sarà una tregua momentanea, ovvero tornerà poi ancora caldo sul finale di agosto, o sarà una tregua che poi ci porteremo fino a settembre? Domanda interessante, quella della prossima settimana potrebbe essere una piccola svolta che potrebbe traghettarci all'inizio ormai dell'autunno meteorologico, che come sempre inizierà a inizio settembre. È probabile infatti che dalla prossima settimana torneremo in un regime più consono a quella che è l'estate mediterranea, quindi temperature nella norma. E senza dubbio quest'estate sarà ricordata nel tempo, perché al momento è una delle più calde di sempre in Italia, ovvero da quando esistono le rilevazioni delle temperature, quindi quantomeno degli ultimi 100 anni più o meno. Sicuramente sarà ricordata perché non solo abbiamo avuto dei picchi termici estremi, quello di Siracusa di qualche giorno fa, l'Embrema, nuovo record europeo di caldo, ma più che altro per il numero di giornate calde, con massime oltre i 30-35 gradi, praticamente da inizio giugno, che l'anticiclone subtropicale si è letteralmente radicato tra l'Algeria, la Tunisia e il Mediterraneo. Quindi come se un'intera massa d'aria calda subtropicale secca si è spostata verso nord e vi è rimasta praticamente per 2 mesi. Anche per questo motivo è stato molto molto difficile riuscire a scalfirla, per questo appunto che ha dominato e incontrastato per 2 mesi. Ed a causa del caldo torrido e per evitare i disagi, a Pescara il sindaco Carlo Masci ha firmato un'ordinanza che determina con effetto immediato fino a tutto il 22 agosto il divieto assoluto di utilizzo di fuochi d'artificio e di corpi voluminosi che rechino fiamme libere, consuetudine diffusa in occasione delle festività ferragostane. La misura è volta a inibire cause potenziali di innesco di incendi anche per via delle previsioni meteo che annunciano nei prossimi giorni, in particolare nelle aree litorali
domani, come abbiamo ascoltato, temperature e condizioni di rischio alla luce dei recenti fatti che hanno gravemente danneggiato il litorale abruzzese e la pineta d'Annunziana. Stessa decisione è stata presa anche dal sindaco di Lanciano, Mario Pupillo, il quale ha firmato un'ordinanza che vieta l'accensione dei fuochi fino al 28 di agosto. Per agosto, con il pienone sulle spiagge di Silvi, il sindaco Scordella invita cittadini e turisti a trascorrere questo periodo di spensieratezza e divertimento con il massimo della responsabilità. Previste anche misure contro l'attuale carenza nell'approvvigionamento idrico. Vediamo. Anche a Silvi boom di turisti in questo periodo ferragostano, con strutture ricettive e stabilimenti balneari presi d'assalto. Un sollievo per le attività cittadine, grande la voglia di svagarsi e divertirsi, farlo ma nei giusti modi, e questo è il senso dell'appello lanciato dal primo cittadino Andrea Scordella. Sì, questi sono i giorni più caldi, abbiamo quasi 100.000 presenze sul territorio, dunque veramente un'affluenza sulla nostra città importante. Abbiamo fatto tante raccomandazioni, soprattutto per la movida giovanile. Sappiamo che tutti si vogliono divertire, questi sono i giorni di Ferragosto, però un divertimento responsabile, quello che chiediamo, e quello che chiediamo soprattutto anche alle famiglie, di un maggior controllo verso questi giovani e soprattutto evitando gli assembramenti per le misure anti-Covid. La grande presenza turistica a Silvi e nelle altre località costiere ha comportato problematiche nell'approvvigionamento idrico. Anche in tal senso Scordella invita la cittadina a fare un uso razionato di acqua. Una crisi idrica regionale importante, drammatica, le sorgenti sono a secco, ACA non riesce a dare pressione alle condotte, dunque veramente tanti utenti in difficoltà. La raccomandazione che facciamo è un uso responsabile dell'acqua e soprattutto di dotarsi di cisterne, perché abbiamo messo in campo insieme all'ACA l'approvvigionamento sia nelle case private con chi ha a disposizione serbatoi autoclave, ma anche due punti di accoglienza di ristoro dell'acqua, una a Viale Po e una al Multipiano in via Roma, dove chi ha necessità può rivolgersi per essere approvvigionato. Quanto è importante per una città turistica come Silvi avere questo flusso di persone che vengono qui a trascorrere le ferie? Ma sì, dopo diciamo un'invernata difficile avevamo sentore di molte presenze, molte prenotazioni, abbiamo confermato che quest'anno insomma abbiamo tantissimi turisti sul territorio. Vedo anche molto movimento di stranieri, dunque un bel risultato, sperando che tutto vada per il meglio e che possiamo goderci questo diciamo scorcio d'estate. La cronaca adesso: tre denunce e svariate criticità sono state rilevate dai carabinieri del NAS, che hanno portato a termine una serie di controlli nei presidi ospedalieri abruzzesi. Vediamo. Farmaci scaduti, sequestrati e tre persone deferite all'autorità giudiziaria è il bilancio dei controlli portati a termine dai carabinieri del NAS di Pescara, che hanno verificato le condizioni di 15 tra unità operative e ambulatori dei presidi ospedalieri abruzzesi e la appropriatezza delle cure somministrate alle persone fragili che vi devono fare ricorso. In particolare in provincia di Chieti i militari hanno sottoposto a sequestro 5 confezioni di farmaci con data di scadenza oltrepassata, rinvenuti in un carrello per le emergenze. Il coordinatore infermieristico di quella unità operativa è stato segnalato alla Procura della Repubblica di Chieti. Altre due infermiere sono state denunciate in stato di libertà in quanto stavano esercitando la professione sanitaria, benché non iscritte all'ordine delle professioni infermieristiche. Documentate importanti criticità igienico-sanitarie e tecnologiche sia negli ambienti di degenza che in quelli ad uso esclusivo del personale sanitario. Le ispezioni svolte in collaborazione con i carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro hanno sviluppato accertamenti sulla regolarità di contratti di alcuni operatori sociosanitari. In provincia dell'Aquila gli ispettori del NAS hanno documentato gravi criticità igienico-sanitarie, strutturali e tecnologiche in un day hospital oncologico. Nelle stanze di infusione è stata rilevata una temperatura superiore a 30 gradi centigradi con serrande abbassate e luci spente, nonostante la presenza di pazienti chiaramente fragili in condizioni microclimatiche che non assicuravano il cosiddetto benessere termico. In provincia di Pescara e Teramo i carabinieri del NAS hanno ispezionato diverse unità operative di 4 ospedali. Nei reparti di medicina, geriatria, day hospital oncologico si sono documentate criticità strutturali e tecnologiche, tutte oggetto di segnalazione per l'immediato ripristino e adeguamento strutturale e impiantistico.
Andiamo a Pescara, dove questa mattina l'amministrazione comunale e la Fraternità Misericordia hanno donato agli operatori della Movida cittadina un defibrillatore. Vediamo. Grande attenzione dell'amministrazione comunale di Pescara per l'area della Movida cittadina di Piazza Muzzi, dove questa mattina è stato installato un defibrillatore donato dai titolari del locale Caracò, Francesco Belardo e Lorenzo D'Arcangelo. Si tratta di una pregevole iniziativa tra pubblico e privato che vede nella zona più frequentata della città un presidio sanitario che in caso di emergenza potrà servire a salvare vite umane. Questa mattina, in occasione della consegna del defibrillatore, i volontari della Misericordia hanno effettuato una simulazione di soccorso in strada. Quando parliamo di sicurezza pensiamo spesso alle telecamere, forze dell'ordine, ma la sicurezza è anche pubblica incolumità in termini di sanità. E così, grazie anche alla donazione di un commerciante, spesso qui i commercianti e gli esercenti sono sempre messi sotto tiro per il caos della sera, invece in questo caso un commerciante ha dato un suo contributo importante, ha voluto donare all'amministrazione comunale un defibrillatore che oggi abbiamo installato, stiamo installando in questa piazza, proprio all'angolo, visibilmente fruibile per tutti. Con la Misericordia faremo un piccolo corso di utilizzo del defibrillatore, anche una piccola simulazione, per dimostrare che la sicurezza è anche questo ed è importantissimo in un luogo affollato come questo guadagnare quei minuti preziosi nell'eventuale soccorso per salvare la vita umana. La Misericordia di Pescara svolge servizi in convenzione 118 quotidianamente, e da qui l'importanza dell'utilizzo di un defibrillatore semiautomatico che rappresenta sicuramente un presidio utile alla salvaguardia della vita. Oggi la Misericordia di Pescara svolgerà una piccola simulazione per far comprendere alla cittadinanza di Pescara che cosa significa e come ci si comporta in caso di un arresto cardiaco. Ovviamente noi effettuiamo non solo servizi in convenzione 118, ma anche una serie di corsi di formazione che sono totalmente gratuiti per chi vorrebbe conoscere le prime manovre di intervento appunto su delle fattispecie sanitarie. La Misericordia oggi appunto è presente qui con i nostri volontari che spiegheranno a tutti quanti come operare nel caso in cui una persona all'improvviso sia colta appunto da un arresto cardiaco e quindi da fibrillazione ventricolare. Questa piazza non è frequentata solo da ragazzi molto giovani, ma anche da persone un po' più grandi. Noi facciamo lavoro notturno, vendiamo drink oltre ad aperitivi cenati, e qualche giorno, un tempo fa è successo un episodio che una persona non si è sentita bene. Da lì ci è venuta questa idea, abbiamo pensato di donare questo defibrillatore per dare d'esempio agli altri commercianti e per dare un servizio a questa piazza. E dopo Ferragosto, al via Francavilla, le feste patronali di San Franco, se ci saranno anche i fuochi pirotecnici a mare, bisognerà aspettare però martedì prossimo. Vediamo. Si avvicina l'appuntamento con le festività del santo patrono di Francavilla, San Franco, il 18 agosto. Ci saranno anche i fuochi, sindaco? Questa è la domanda che tutti si fanno. Questo è il tema. C'è stata questa raccomandazione del prefetto di Chieti, che secondo me si riferiva a situazioni diverse da quelle di Francavilla, perché noi intendiamo fare i fuochi a mare come nello scorso anno, su tutti e 7 km di costa, sparando proprio dall'acqua, dal mare, quindi pericolo di incendi non ci sarebbe. Però, a scanso di equivoci, è stata convocata la commissione per martedì, la commissione prefettizia che si occupa appunto di questi temi, verranno qui a Francavilla, gli faremo vedere dove abbiamo intenzione di collocare i punti di sparo e io mi auguro che insomma ci sarà la condivisione e quindi la possibilità di fare i fuochi a mare. Io, se nessuno me li vieta, li farò i fuochi a mare, perché ci sono rimasti solo quelli, visto che vari concerti e altre feste per San Franco abbiamo dovuto annullarle. Noi registriamo un pienone, forse è andata addirittura meglio dello scorso anno, le attività commerciali stanno facendo il loro lavoro e sono tutti gli alberghi, i B&B e le case, siamo praticamente sold out e quindi siamo nel pieno, bene così, è frutto del lavoro fatto in quest'ultimo decennio, del quale vado orgoglioso e sono fiero. Francavilla è rinata, ma questi francavillesi lo sanno molto bene. Appena uscito dall'acqua e il bagno di metà mattina, com'è andato? È andato bene, veramente da stamattina presto sono in acqua, mi godo anche io il nostro mare. Purtroppo abbiamo avuto qualche problema che però è in via di risoluzione anche sulla costa, cose che succedono, una città fortemente antropizzata, in generale però abbiamo un'acqua pulitissima.
E sarà un fine agosto di grandi nomi anche a Giulianova con i concerti di Enrico Ruggeri il 16 e Fred De Palma il 19. I due eventi si svolgeranno in piazza Belvedere con biglietti acquistabili in prevendita. L'accesso sarà consentito a chi è munito di Green Pass. Per chi è sprovvisto, l'amministrazione comunale ha previsto un punto dove si potranno effettuare tamponi rapidi. Vediamo. Sarà un post Ferragosto importante dal punto di vista anche degli artisti e dei concerti, due nomi importanti. Sì, avevamo voluto mettere in campo un calendario importante per dare questo segnale di ripartenza e di rilancio. Abbiamo preparato la città nel migliore dei modi, proprio per essere una destinazione che trasmettesse quella gioia, quella festosità e quella ospitalità e accoglienza che è tipica del nostro territorio. Tantissimi eventi, oltre 160, che vedono il culmine qualitativo a livello musicale con due grandissimi artisti in generi diversi che abbracciano varie generazioni e sono appunto Enrico Ruggeri il 16 di agosto e Fred De Palma il 19. Quale sarà lo scenario e le modalità di accesso? Lo abbiamo voluto in un luogo bellissimo della nostra città e perché quello era l'obiettivo, tantissimi eventi li abbiamo fatti per valorizzare i luoghi e abbiamo scelto Piazza Belvedere, Piazza della Libertà. E il rispetto ovviamente sarà quello delle normative, si potrà entrare con il Green Pass, abbiamo delle convenzioni con la farmacia adiacente appunto gli ingressi che potrà permettere a chi non ha il Green Pass di fare i tamponi e quindi accedere piacevolmente all'evento. Città di Giulianova che nonostante la pandemia mantiene attiva questo modo di essere protagonisti durante l'estate. Sì, avevamo un obiettivo ambizioso, un obiettivo importante, abbiamo messo in campo tutte le risorse, tutte le energie, anche grazie ai lavori della Consulta del Commercio, della Consulta del Turismo in primis, abbiamo creato la City Ambassador Giulia che accoglie e dà il benvenuto, il City Express, il trenino di Giulia, abbiamo riaperto la Pinacoteca ovviamente per la cultura, è stato un lavoro di squadra che coinvolge tutta l'amministrazione e ovviamente tutti quelli che sono gli operatori commerciali, turistici ed economici della città. E noi siamo alla pagina dello sport, iniziamo dal Pescara che in questi minuti sta giocando l'amichevole estiva contro il Napoli e per il risultato e per sapere come è l'andamento della gara ci colleghiamo con Andrea Costantini in diretta dallo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro. Buonasera Andrea. Buonasera Stefano, si sta giocando l'ultimo minuto di questa amichevole parziale di Napoli 4 Pescara 0, ma c'è una opportunità per il Napoli, un calcio di punizione proprio al limite dell'area di rigore, possibilità per arrotondare per la squadra di Luciano Spalletti. Ecco la conclusione di Gaetano deviata dalla barriera e forse sì, vi possiamo dare ora il finale. Napoli batte Pescara 4-0, andiamo a ricapitolare le marcature. Nel primo tempo al 9 minuto il gol di Osimhen servito da Insigne dopo una bella azione in profondità architettata da Politano, due ex di questa partita, Politano e Insigne che poi ha trovato la via del gol al 18° sul calcio di rigore, un rigore che è stato concesso per atterramento di Elmas ad opera di Drudi, anche in questa seconda azione non perfetta la tattica del fuorigioco applicata dal Pescara. Il primo tempo si è concluso sul 2-0. Altre opportunità per il Napoli, c'è stata anche una importante palla gol per il Pescara quando si era sull'1-0 con un colpo di testa di Frascatore che si è stampato sulla traversa su cross di Marilungo. Nella ripresa prime sostituzioni il Napoli ha trovato la terza rete al terzo minuto con un asse, poi ha segnato il quarto gol al 33° con Zedadka, il giovane Zedadka su assist di Malcuì. C'è da dire che il Pescara si è presentato qui al Patini per questa amichevole che chiude il ritiro abruzzese del Napoli con tante assenze, è venuta meno anche una parte della curiosità che c'era per vedere all'opera alcuni dei nuovi, perché oltre ai separati in casa Busellato e Galano che non sono stati portati a Castel di Sangro, sono rimasti in tribuna De Marchi, Ijanes, Giambo, Ferrari e Di Grazia. Auteri ha scelto Radael in porta, poi i due braccetti sono stati Frascatore e Cancellotti con Drudi al centro, Memiscei e Pompetti in mediana, Zappella e Nzita i due cursori di fascia, in attacco Marilungo con Bocic e Dursi. C'è da dire che Di Gennaro è rimasto in panchina
per tutta la gara, il portiere neo arrivato nel corso di questa settimana. L'altro giocatore appena arrivato, ovvero il difensore Gianmarco Ingrosso, è entrato nel secondo tempo al posto di Zappella. Dunque esordio per Ingrosso, non per Di Gennaro, che è rimasto in panchina al pari di Daloia. Poi sono entrati tutti gli altri calciatori che Auteri aveva con sé, quindi i vari Sorrentino, che è stato protagonista nel secondo tempo, ha compiuto almeno 3-4 grandi interventi sui vari Osimhen, Petagna e Unas. Poi sono entrati anche Longobardi, Rasi, Valdifiori, solo gli ultimi 6 minuti, come detto Ingrosso, poi Veroli, Chiarella e Belloni. Chiudo dicendo che è stata una amichevole forse poco significativa per quanto riguarda il Pescara, dato il divario che c'è tra le due squadre. C'è qualcosa da rivedere in difesa, difesa bucata troppo facilmente in profondità dal Napoli, con delle combinazioni che hanno mandato in tilt la trappola del fuorigioco del Pescara che lì davanti si è visto molto poco, ovviamente Koulibaly, Rahmani, ma in generale anche il filtro fatto dal Napoli ha funzionato abbastanza bene. È evidente, ci sono meccanismi da oleare per la squadra di Auteri, che, lo ripetiamo, aveva oggi anche tante, troppe assenze, ma si conta con i vari De Marchi, Giannis e Ferrari di recuperarli per il debutto ufficiale che ci sarà giovedì in Coppa Italia all'Adriatico Cornacchio alle 20:45 con l'Olbia. Se non ci sono domande, io chiudo qui ribadendo il finale dal Patini di Castel di Sangro in questa amichevole. Napoli batte Pescara 4-0. Stefano. Grazie ad Andrea Costantini che ci ha aggiornato sull'amichevole del Pescara a Castel di Sangro contro il Napoli, e noi andiamo avanti. Dopo il successo di ieri pomeriggio nell'amichevole contro il Castelnuovo, il tecnico del Teramo Federico Guidi analizza il momento dei biancorossi aspettando ancora rinforzi dal mercato. Vediamo. Era importante oggi prendere confidenza con le distanze, con le misure del campo. Chiaramente i ragazzi era giusto valutarli contro un avversario, anche se pur di categoria inferiore, di Serie D, ma con pur un'ottima squadra di categoria, valutarli anche sotto l'aspetto mentale, visto i grossi carichi che si sono sobbarcati in questo periodo di ritiro, e chiaramente le gambe ancora non girano a mille. Si sono visti, come giusto che siano in questo momento, cose positive, tante cose da migliorare, ma è fisiologico in un percorso di crescita, in un percorso che abbiamo appena iniziato pochi giorni fa. Sì, la squadra è sempre stata propositiva, ha sempre provato a imporre il gioco. Qualche volta siamo mancati perché abbiamo perso nel nostro possesso delle distanze che ci hanno precluso, una volta persa palla, di andare a riaggredirla e andarla a riconquistare il più velocemente possibile. Però insomma la squadra ha creato, secondo me ancora dobbiamo lavorare molto sulla velocità della palla, ma questo è normale che sia così, perché i ragazzi hanno le gambe piene dai tanti lavori che abbiamo fatto in questi giorni. E poi si sono emerse delle difficoltà e delle problematiche che saranno motivo di confronto con i ragazzi, perché servono, poi sono dettagli che dobbiamo eliminare per migliorarci e per farci trovare pronti poi per il campionato. Ma intanto sono estremamente soddisfatto perché ho conosciuto un gruppo straordinario dal punto di vista della maniacalità del lavoro, sono dei professionisti esemplari, hanno mentalità, gli allenamenti vengono sempre svolti a grandissima intensità e soprattutto non pensavo di trovarli così pronti. È un gruppo estremamente recettivo e qualsiasi cosa gli venga proposta è una squadra che prova a rimetterla in campo in ogni singolo allenamento, quindi la predisposizione di questi ragazzi e soprattutto la mentalità di questi ragazzi sono la cosa che mi ha impressionato maggiormente e che rimarcherò continuamente, perché vederli allenare è veramente divertente. Ed era questa la nostra ultima notizia. Tutti i servizi che avete visto li trovate sul nostro canale YouTube e al sito www.tv6.it. Prossimo aggiornamento alle ore 23. Grazie per la vostra attenzione e arrivederci.